La poliposi nasale è una patologia infiammatoria cronica che colpisce una percentuale elevata di pazienti italiani. Non di rado, nonostante la terapia con il cortisone, alle volte nonostante gli interventi chirurgici, non si riesce a tenerla sotto controllo. E queste persone devono convivere tutta la vita con delle forti limitazioni all'olfatto e al gusto, addirittura alle volte nell'impossibilità di poter avere questi due sensi così importanti. Ci sono però delle novità in terapia, c'è una campagna di informazione che sta partendo e noi ne parliamo con un vero esperto, col professor Gaetano Paludetti, presidente della Società Italiana di Otorinolaringoiatria. Buongiorno professore, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno a lei e L'abbiamo benvenuto. catturata subito dopo gli interventi chirurgici, quindi un doppio grazie. Senta professore, innanzitutto una breve premessa, cosa sono questi polipi nasali? Perché si formano, che conseguenze determinano, professore? I polipi nasali sono delle formazioni endonasali che tendono a crescere nel tempo in genere fino a dare sintomatologie importanti di tipo ostruttivo e poi vedremo anche altri sintomi. E in genere sono l'esito di una infiammazione cronica di tipo 2 che colpisce fondamentalmente i soggetti che prima venivano chiamati come allergici o pseudoallergici o soggetti con iperreattività delle vie aeree. Oggi appunto sappiamo un po' meglio i meccanismi per cui si formano questi polipi e proprio questi meccanismi hanno poi dato adito a ricerche che hanno portato alle novità terapeutiche di cui parleremo. I polipi nasali sono appunto, si inquadrano in una patologia generale che si chiama rinosinusite cronica, che può essere con o senza polipi e che colpisce circa il 4% della popolazione italiana. Ripeto, i sintomi di questa malattia sono quelli fondamentalmente di una ostruzione nasale all'inizio alternante, accompagnata da starnutazioni che possono essere o in presenza di allergeni specifici o a volte anche semplicemente in presenza di variazioni climatiche o di stimoli esterni di vario genere. E si accompagnano anche a rinorrea sierosa, quindi il paziente si sente sempre raffreddato fondamentalmente. E può portare, i polipi possono portare ad impedire all'aria di raggiungere le aree olfattive e quindi danno quella che si chiama anosmia, che poi si accompagna quasi sempre anche a una disgeusia, cioè anche una riduzione della percezione dei sapori, oltre che quella degli odori. E inoltre i polipi nasali si accompagnano molto spesso ad altri fenomeni infiammatori che riguardano le vie aeree in generale. Quindi è frequentissima l'associazione di polipi con asma, con disturbi cutanei, con problematiche cutanee, appunto sempre di tipo disreattivo, e quindi diventa poi una patologia sistemica, e questa poi è quella che dà un maggiore impatto sulla qualità della vita delle persone. Professore, è appena partita una campagna di informazione rivolta ai pazienti che prende il nome di Vinci contro i disagi della poliposi nasale. Cos'è che è importante comunicare ai pazienti? Cosa devono sapere? Devono sapere, io credo che debbano sapere fondamentalmente una cosa, che le vie aeree sono un tutt'uno, cioè quindi non c'è più questa una volta si separavano le cose, insomma, si separavano le problematiche delle vie aeree superiori da quelle delle vie aeree inferiori. Chi ha queste problematiche ha una patologia completa, complessa delle vie aeree, tant'è che proprio nel nostro policlinico ormai chi ha queste problematiche viene iscritto in una sorta di board in cui sono presenti sia l'otorino, sia lo pneumologo, sia l'allergologo, il dermatologo, cioè tutti coloro che possono essere coinvolti nella diagnosi, nella terapia di queste malattie. Quindi il paziente deve sapere che la problematica è più ampia di quella che lui immagina. Deve sapere che dei fenomeni di anosmia o iposmia o disgeusia possono essere legati a una poliposi. Devono sapere che si tratta di una fenomenologia infiammatoria che prima veniva iscritta esclusivamente all'allergia, ma si capiva, lei pensi che chi ha i polipi nasali. L'80% di chi ha i polipi nasali, se fa delle prove allergiche classiche e comuni, risulta negativo alle prove allergiche. Quindi
È chiaro che c'era qualcosa che non si capiva, che non tornava, e oggi l'abbiamo accomunata appunto tutto sotto questo concetto di infiammazione di tipo 2. Quindi ecco, il paziente deve sapere che esiste questa patologia sistemica e che ci sono oggi forse delle terapie nuove che vedremo, strada facendo vedremo quali saranno i grandi vantaggi e qualche svantaggio che magari ci sarà. Certo, ecco, prima di passare alle novità volevo chiedere, con le terapie attuali, sia quelle di tipo medico sia quelle di tipo chirurgico, cosa si riesce ad ottenere e quali sono anche i limiti, quelli che appunto voi chiamate gli unmet need, quindi i bisogni non soddisfatti. Ma guardi, fino adesso queste patologie sono, le cure di queste patologie sono state in certi casi soddisfacenti e in certi casi non soddisfacenti. Di sicuro il paziente ruotava solitamente tra tre specialisti, lo pneumologo, l'allergologo e l'otorino, e nessuno di questi poi in realtà riusciva davvero a risolvere il suo problema. Anche qui ci sono vari livelli di gravità, c'è qualcuno che con le precedenti terapie, che poi di fatto erano basate su cortisonici sistemici e locali e su terapia chirurgica, alla fine si sono trovati anche bene, quindi persone che probabilmente, e qui andiamo alla medicina personalizzata, cioè ci sta il paziente che funziona in un certo modo, c'è il paziente che funziona di meno, c'è il paziente che funziona per niente. Quindi con le vecchie terapie, con le terapie vecchie, cioè quelle finora in uso, qualcuno, diverse persone hanno retto, nel senso che però dovevano prendere regolarmente due, massimo tre cicli di una settimana di cortisonici all'anno, fare costantemente degli spray nasali, cioè una terapia cronica, e lavaggi nasali con acqua e sale, ogni tanto dei Rhino Wash, e molte persone così sono andate avanti. Però accanto a queste persone, e poi ci si operava a seconda delle dimensioni e dei sintomi, ovviamente si decideva l'intervento, e questo intervento però si diceva subito al paziente: guarda che è possibile che i polipi ti possano tornare. E in alcuni casi sono tornati, perché ci sono stati pazienti che sono stati operati tante volte. E qui entriamo nel problema, perché ci sono invece molti altri casi che con le vecchie terapie, con le terapie finora eseguite, hanno ottenuto risultati modesti, quindi hanno preso molto cortisone, che ovviamente in quantità eccessive non fa bene, sono stati operati 2, 3, 4, 5 volte, anche più, e con qualità della vita piuttosto modesta alla fine, perché ovviamente non è piacevole essere sottoposti cronicamente a delle terapie, tipo soprattutto di cortisone, per cui fino adesso tutte le terapie che sono state fatte fino adesso erano a volte soddisfacenti, in altri casi, non pochi, abbastanza deludente. Quindi si è sempre detto, sì, la chirurgia va benissimo, però non è risolutiva. Quindi noi sapevamo, e abbiamo sempre saputo, di fare un trattamento che probabilmente non era del tutto sufficiente, anche perché erano abbastanza ignote i meccanismi di causativi, cioè che causavano questa patologia. Certo, e adesso qui veniamo appunto alla novità, c'è un farmaco biotecnologico che va alla radice dell'infiammazione cosiddetta di tipo 2, che si chiama Dupilumab. Vorrei che lei appunto ci raccontasse appunto quali possono essere i vantaggi legati all'utilizzo di questo farmaco e anche il fatto che riducendo il ricorso alla chirurgia forse facilita anche la vita in epoca Covid, appunto riducendo appunto l'impatto sugli ospedali, visto che i problemi da affrontare sono già tanti altri. Ecco, come lo vede, professore, questo farmaco? Come ne vede appunto il suo posto in terapia, la sua effettiva utilità, visto che appunto è un grande esperto, professore? Beh, le premetto che oggi i grandi esperti di Dupilumab hanno un'esperienza di 2-3 anni, non di più, quindi è un po' come il Covid, no? Le esperienze insomma sono ancora agli inizi, quindi non abbiamo ancora. Oggi gli studi sono a 52 settimane, a 60 settimane, e quindi non possiamo ancora dare una prova definitiva, però le prospettive sono buone. E soprattutto è buono il concetto, perché tu in questi casi, scoperta la ragione della patologia, quindi questa infiammazione tipo 2, noi andiamo a incidere non sul sintomo, come si fa fino adesso, si è fatto fino adesso, ma sul meccanismo di formazione dei polipi e di scatenamento del fenomeno infiammatorio. Quindi
noi andiamo a interferire sulla cascata infiammatoria ed in particolare andiamo a inibire due interleuchine col dupilumab, l'interleuchina 4 e l'interleuchina 13, che sono molto rilevanti nello scatenamento dell'infiammazione. Quindi il farmaco è interessante. Il posizionamento del farmaco nella terapia, di questo ancora si discute. Per il momento il farmaco innanzitutto può essere prescritto sia dagli pneumologi che dagli otorini, questo è importante, da poco anche dagli otorini e anche gli allergologi. È un farmaco che va fatto fino adesso, va fatto costantemente, ecco, noi adesso dobbiamo ancora capire se è un farmaco che dovremo prendere tutta la vita oppure se basterà farlo per un certo periodo. Ecco, ripeto, siamo arrivati fino ad oggi a studi su 52 settimane, e dove va fatto però costantemente, e abbastanza, l'inoculazione è molto semplice, non è un farmaco difficile da trattare, quindi da assumere. Quindi il suo posizionamento nell'ambito della chirurgia, della terapia medica tradizionale, ecco, io credo che sostituisce la terapia medica tradizionale. Io non credo che, non, anzi, sicuramente non si, almeno per il momento, non si sommeranno le due terapie mediche, quindi o l'una o l'altra. Per quanto riguarda la chirurgia, ancora non lo sappiamo. Dobbiamo capire se in certi casi può essere utile non operare assolutamente, oppure operare e poi somministrare questi farmaci a situazione pulita, diciamo così. Sono tutte cose che dovremo capire. Però i primi dati, i primi risultati sono estremamente incoraggianti. Noi abbiamo visto, almeno nelle prime settimane, una marcata riduzione di questi polipi, che però se tu interrompi il trattamento, almeno entro le 52 settimane, tendono un pochino a riformarsi. Quindi dobbiamo capire ancora un po' tutta la dinamica e la farmacodinamica di questi prodotti. Però sono estremamente interessanti. Bene, mi fermerei qua, in attesa magari di conferme poi definitive su dati più a lungo termine. Direi che quello che ci ha detto è già sufficientemente stimolante, quindi diciamo una nuova speranza di cura per tutte queste persone. Professore, grazie ancora e grazie del tempo che ci ha dedicato. Grazie a lei, grazie a lei.